E un altro nuovo episodio, ragazzi, nella Luke Mod, nella Family Mod, Kim Thomas, compañeros. Buenas noches. Ragazzi, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, buona mattina, buon pranzo, buona colazione. Oggi nuovo episodio, vi richiediamo subito 5.000 like entro e non oltre le 18 per il secondo episodio e questa sera live su questa serie. Per cui ragazzi, tanto like, condividete, mi raccomando, a tutti i vostri amici, commentate e oggi facciamo un bel episodio di un bel impiantino. Dai. Vi ricordo di andare a visitare il canale di Thomas, eccolo. Grazie, lì, come sempre, che il link è in descrizione. Ragazzi, basta, iniziamo con l'episodio. Tanti baci e abbracci a tutti voi. E scrivete nei commenti, ragazzi, a chi sta piacendo questa serie. Scrivete a me. Allora, cominciamo dal primo. Anzi, no, cominciamo da fuori. Abbiamo messo dei tubi che sono i, creati da Kimbo, i Leadstone Fluidux che trasportano fino a 2000 RF a tick. E con questi andiamo a portare la corrente ai vari macchinari. Abbiamo detto da sopra, giusto? Sì, da sopra. Infatti non mi basteranno, ma craftano degli altri dopo. Allora, iniziamo a fare col primo. Facendoli passare da sopra, è bruttissimo quello che faremo, ragazzi. Però vogliamo creare più che altro una semi-industria, tra virgolette, fabbrica. Per cui i tubi visibili, giusto? Perché sennò possiamo passare anche da sotto, volendo. Però non so se da sotto gli arriva la corrente. Passiamo da sopra, ok? Allora, passando da sopra, io devo andare sopra, logicamente. Andiamo sopra. Togliete quello che ho messo. Vabbè. Fate finta che... Allora, io passo i tubi da sopra, ok? Da qua. Facciamo così. Bambete. Giusto? Sì. Bambete. Per cui qua... Ah, vabbè. Qua andrà sotto e poi continuiamo così. No, ma non me ne servono, eh. E molti anche. Aspetta che ne ho qua. Me ne servono anche molti. Via questo, F7... Vediamo un po', sì, me ne sono accorto in tempo. E ne metto uno, due, tre, finiti. Craftare gli altri. Ehi, ce ne servono ancora un bel po'. Allora, adesso andiamo al primo. Venite sotto, bambete. Sì. E allora iniziamo scavandoci qua sotto. Per cui qua, esattamente qua. Eccolo, ah, c'è la foca. Porca la foca. Ok, quindi è uno più indietro? Sì. Beh, facciamo il primo, vieni qua. Porta giù e dai corrente entrambi, dall'alto. Andiamo. Guardate che figata, bacca, ragazzi. Uno. E uno, due. E guardate, sta arrivando la corrente, sì. No, non sta arrivando. Sì, sì. No, 0 RF 0 RF. Ah, perché si stanno riempiendo i tubi. No, sono pieni. No, no, Manu, abbiamo messo i tubi nuovi, si stanno riempiendo. Se vieni qua, i generatori stanno viaggiando di brutto. Sì, Prima si riempiono i tubi, poi i macchinari. Ormai hanno fatto tutte le mod così. Adesso arriveranno gli RF. E ok, andiamo a mettere i tubi dall'altra parte, così si riempiono intanto. Allora, vieni qua, Manu, al secondo. Sì, che andiamo a sotto. Mettere. Allora, rifacciamo tutto, abbiamo già craftato tutto ciò che ci serve per essere più veloci. Lo facciamo per voi. Per cui lo mettiamo qua, abbiamo detto. Giusto? Vai, aspetta, buca in alto. Ce la fai, ok? E qua ne vanno due. Per cui uno e uno, due. Vai. Voilà e voilà. Ottimo. Andiamo al terzo, signori e signori. Andiamo un po' più. Thomas, che stai capendo? Più o meno. Mi manca un Siev. Eppure ce l'avevo. Chi ce l'ha? Qua. Il Siev? No, il Siev, due ne avevo craftati. Me ne manca... Ah, perché l'altro è in base. L'altro è in base. Vai, prendetelo. Vediamo un po' se è arrivata la corrente al primo. La corrente non è arrivata. Può vedere che non si mette da sopra. Nessuno lo può negare. Eccolo. Neanche di lato, è possibile? Però mettiamo su quelle fornaci? Ragazzi, abbiamo riscontrato un problema. In poche parole, questi cavi non sono compatibili con quella mod. Non mi chiedete perché. Tutti i bug li troviamo noi, per cui ci tocca fare altri tipi di cavi. Andiamo a fare i cavi della Mechanism, che sono semplicissimi da fare, ma ci serve lo steel ingot. Per fare lo steel dobbiamo fare la mega fornaciona, che però abbiamo tutti i macchinari, perché fecimo la quest giorni fa. Thomas, chi ce l'ha? Dovrebbe essere in qualche chest. Adesso guardiamo subito, la mettiamo. Chi l'ha fatta? Non mi allora, più. Io c'ho i cocco. Una l'ha fatta Thomas. E l'altra l'ha fatta Chiusa. Due cazzo sono i blocchi. Allora io i blocchi. No, non mi dire che ce l'ha addosso Giuseppe. No, sono nella cesta sotto. Sicura? Aspetta, dovrebbero essere qua sotto. Eccoli qua. Blast Brick. Allora, le fornaci le facciamo. Qua, venite. Venite con me. Carbone. Venuto. Qua, sto arrivando. Io carbone. Brutto stronzo, buono. Ma sto pigliando carbone. Oh, tu vieni, Dai, muoviti.
Oh, è arrivato. Allora, questo non mi ricordo quanto era. Alta 3 o alta 4? 4. Col buco al centro o senza? La porta! Grazie! E poi serve il martello. Sì, quello dell'engineering ce l'abbiamo. Quello dell'immersive. Sì, sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo nella cestica. Vado a prenderlo. Poi dovrebbe essere alta 4. Ma qual è il mio? Mo' vediamo perché mancano i blocchi, sennò. Allora, così non me la fa. Proviamo a mettere i blocchi al centro. Prova a riempirla tutta. Perché mi sembra che era piena. Allora, facciamo così, così. Ok, è fatta. È andato, ok. Guardate. E qua all'interno si mette il ferro, giusto? Sì, ferro e carbone, mi sembra. Che figata è. Aspetta, ce l'ho io. Ferro, l'ho messo, l'ho messo, l'ho messo. Dai, okay. Ma che figata è. E il ferro diventa steel. Fantastico. Perfetto. L'altra fornace, così la facciamo al volo. L'altra fornace è quella lì con... La blast furnace? Esatto. Vai, non è dell'immersive, o sì? No, sì, sì. No, to, è dell'immersive, to, tieni. Poi non mi ricordo se è uguale. Sì. Facciamo così, per cui 3, così. Dovrebbero così. Essere giusti tutti i blocchi. Vediamo, doveva avanzare uno, sì, come l'altro. Sì. E infatti l'avanza uno. Perfetto. Boom. E qua, qua dentro cosa si mette? Il carbone. Che però adesso non ci serve, perché tanto facciamo con calma. Ci servono solamente gli steel ingot. Facciamo più ferro, che ce ne serviranno molti di più. E il problema è che è lenta come non so che cosa. Vai, facciamo un po' di ferro e ci vediamo. Vai. Tra pochissimo. Vai, tra poco, ragazzi. Due lingotti sono qua, eh. Dai, dai, che è quasi finito, dai. Dai, dai. Come ogni volta apriamo un video per fare un video e ne facciamo tutt'altro. Oh, ragazzi, la blast problema. Furnace, ecco, ok, ci droppa il coal coke, che dovrebbe essere il doppio più forte di un carbone, o sbaglio? Andiamo subito a vedere. Andiamo un po'. Dovrebbe essere il doppio, perché mi sembra che un carbone cuoce 8 e un coal cake cuoce 16, se non erro sbaglio. Infatti ha dato una botta di... Ce l'hai visto, Manu? Sì, è cresciuta subito la stanghettina. E sì. La cosa figa è che dentro questa fornace invece possiamo cuocere direttamente i blocchi di iron, per cui ci fa 9 lingotti alla volta, però... Prende veramente un sacco. Guarda, guarda, non ce la fa. Non ce la fa un coal cake. Mamma ne serve mia. Molto di più e aspettare l'altro coal. Per cui buono, attendiamo un po', sanghetta. Ragazzi. Ci portiamo avanti con i materiali e ci vediamo con il tutto ambradam, ambradattico, anglosassone. GG for you. Bebbissimo. E dopo 20 minuti, ragazzi, il primo blocco di steel. Porca miseria. Oh, finalmente. Finalmente. Cioè, guardate qua. Siamo a 4000 di oil, che fa 500 ogni carbone. Ci metto una vita a farlo. Vabbè. Non pensiamoci. Allora, Manu, tu c'hai altro steel? Sì, ne ho due. Quello che hai fatto prima? Ah, io non ho due. Ma il blocco? Ah, eccolo. Oh, tieni. Che palle. Metti dentro. No, metti dentro di qua. Vabbè, pam. Abbiamo 40 tubi, speriamo bastino. Andiamo a vedere se funziona con questi tubi. Porca di quella miseria. Dai, dai. Allora, andiamo a vedere. Item duct, no, non c'entrano. Questi qua. Per cui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andiamo in alto, abbiamo detto. 1, 2. Allora, saliamo di qua. Saliamo di qua. Andiamo a vedere almeno il primo. Mi togliete quello che ho fatto sotto? No. Così, 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 così. C'è già il buco, Manu? Sì. Allora, qua. Via la torcia. La rimettiamo di qua. Qua. Bambete. E andiamo a vedere che succede. Porca di quella civetta. Civettante. Civettante. Vado, eh. Vai. Non arriva, Manu. Come no? Non arrivano. Dai, tutto sto casino per niente? Ma siamo seri? È impossibile che non funziona. C'è qualcosa che non va, allora. Manu, oh, bastava mettere qualcosa dentro. Ma veramente, eh? Funzionavano con gli altri tubi. Manu, ormai abbiamo fatti, ricontinuiamo, eh. Vai, aspetta, aspetta. Attacca questo. Fammi mettere dentro un attimo un pezzo di cobblestone. Sì, però non ho messo l'altro, sono un pirlo. Ledson. Guarda. Wow, ma perché c'era il bug visivo? C'era il bug visivo, Manu. Io non ho parole. No, io non ho parole. Vabbè, ormai continuiamo un po' e un po'. Vai, allora. Abbiamo fatto il primo. Lo continuiamo dopo. Andiamo a mettere corrente agli altri nel frattempo, allora, a questo puntico. Manu, ah. devi salire con me, allora. Certo. Mettiamo wow, i tubi fin dove arrivo. No, tanto io non ci arrivo più. Ho finito i tubi, io. Guarda, 1, 2, 3, 4, è finiti, continua. Ok, vado con gli altri allora. Continua tu con gli altri, allora io tiro un po' tutto quello che c'è in giro. Ma porca di quella miseria, raga. Guarda te, bug fisico. Bug fisico. Ok, per cui c'è la corrente perché c'è. Ok, Akimbo fa così. E mettiamo la corrente anche di qui. E aspetta che qua c'ho gli altri io. Per cui abbiamo detto, via questo. Lo mettiamo qua. Bambete qua. Poi 1, 2 e 3.
giusto? Sì. Yeah. Thomas sta guardando, che poi non impare. Sì, io sto cercando di capire. Okay, allora, andiamo al primo. Ora, aspettate che vado a prendere una cosa. Chi ha le... Dovete venire con me, ragazzi, alla cobblestone. Sì. Allora, chi ha le ender chest che ho fatto? Io. Che abbiamo scoperto, ragazzi, che il blaze è craftabile con l'oro e la redstone. Abbiamo fatto delle... Qua mancano le torce, vi picchio, guarda, vi picchio. Allora, venite. E tu che non le hai messe, venite. Venite. Allora, io ora metto l'ender chest. Dobbiamo dargli dei colori. Arrivo subito. All'ender chest gli diamo come colore, secondo me, io farei un bel rosso. Per la cobblestone? Rosso, però non bastano, perché a me servono più rossi. Abbiamo rossi, porca. Se no abbiamo i lapiscazzoli. Dovremmo averne abbiamo qualcuno, lapiscazzoli. Qua ce ne sono sei. Ce li ho. Solo sei ne abbiamo. Ce li ho, venite con me. Andiamo alla cobblestone, vi faccio vedere, ce vi faccio. Faccio vedere a Thomas più che altro. Allora, mettiamolo al centro, ok? Per cui, dov'è Thomas? Sono di qua. Ho detto alla cobblestone, okay. Manu, metti giù l'altra cosa. Allora, guarda, apri la prima. Vedi che si apre solo quella? E questa no? Chiudila. Se ora io metto il blu al centro, aprila. Le apro tutte e due. Per cui, le abbiamo collegate. Perfetto. Ora, Manu, mettila sopra. Dove vuoi, sul tubo, su qualsiasi tubo. Adesso abbiamo la cobblestone che arriva qua, guardate. Bam. Oh, finalmente. Ok. L'unica cosa che ci serve è mettere i potenziamenti qua. Per cui quelli rossi che si chiamano Speed Upgrade. Vediamo se sono craftabili, li facciamo subito. Speed Upgrade, eccoli qua. Si fanno con blocchi di redstone e tanto oro. Blocchi di redstone e tanto oro, ne fa 4 alla volta. Quella porca che ci manca miseria. La redstone. Sapete che così facciamo l'impianto, ma non basta, eh. Non basta per niente. E anzi, vi dirò di più. Non basta un coso qua di... Un impianto di... Come si dice? Creatore di cobblestone. Si è rovinati, quindi. Cobblestone generator, non ne basta uno per mantenere. Si è rovinati, tutti. Quindi. Come facciamo? Guarda. Mettiamo qua la chest collegata, ok? Vedi che se apriamo abbiamo la cobblestone. Ora la cobblestone a farlo uscire. Manu, mai. Metti i tubi. Ah, ce l'ho io. Mettiamo un item duct, però ci serve il servo. Ok, ce li ho io, ve li ho craftati prima. Lo metti prima. Bravo, a sinistra. E li mettiamo che la cobblestone deve uscire, guarda. Ora li mettiamo che la cobblestone deve uscire. E li mettiamo quello in mezzo, mi sembra, loco. Non sta arrivando. Devi mettere ignored. Aspetta, ignored. Ok. E whitelist. Ah, già la whitelist. Ok, e però non stanno arrivando. Eccoli, guarda Thomas. Ok. La cobblestone. Sì. Logicamente abbiamo messo il servo, quello piccolo, Manu. Per quello che va così lento, ora va bene. Guarda, la cobblestone sta diventando gravel. Scusa, ma se io lo metto a stack? Ah no, non lo metto a stack. Vabbè, comunque, Manu, la cobblestone sta diventando gravel. Dovremmo fare altri potenziamenti. I potenziamenti, chi ce li aveva che li smistiamo? Ma dove si vede che sta diventando? Ah, ecco qua, ok. Allora, non metterli tutti, mettere un po', che dobbiamo dividerli anche gli altri. Allora, sono 14 e 8. Mettere un paio, dai. Allora, un paio e una, toh. Velocità e percentuale, vai. 1 e 1. Anzi, percentuale non metterla neanche qua, perché la mettiamo nei cosi, bravo. Sono allora, adesso. Vabbè, tanto è solo gravel. Mettiamo un item duct, metti il servo. Sì, qua. E fai solo esci. Deve essere sempre acceso, bravo. Arriva la gravel. Dovrebbe arrivare, guarda che sta pompando. Eccola. E la gravel si va a bruciare. Bambi, perfetto. E abbiamo tutti i materiali. Ora, tutti i materiali, guardate, via Don Thomas. Metto il tubo, anzi no, ci servono tutti i materiali. Ora tutti i materiali dobbiamo andarli a mettere a mano, sì. Perché ci sta dando quelli della dust? Ah, perché ho fatto la prova io prima, ok? Ok. Adesso andiamo a sistemare i materiali. Vai. Per cui andiamo fuori e mettiamo tutti i materiali della gravel e dobbiamo completarli tutti perché abbiamo fatto gli slot perfetti. Per cui abbiamo il coal. Abbiamo questo qua nero. Abbiamo il ferro. Abbiamo il copper. Abbiamo questo qua. Ci avete gli altri? Sì, allora qua ci metto il platinum. Poi qua ci metto il tin. No, il tin l'hai già messo tu, vero? Allora, aspetta. Il tin l'hai già messo te. Allora, qua osmium. L'alluminium mancava. Poi li mettiamo l'oro. Che c'ho l'oro. Poi ho questi qua neri. Sai che facciamo? Sì. Smistiamo questi prima. Mi svuoto qua l'inventario, ok. Per cui manca questo.
e poi quelli che avanzano li andiamo a mettere. Ok. Ok. Tanto ci metto anche allora, l'esmeraldo e il diamante. Ma perché non me li mette dentro? Esmeraldo e diamante anche fa? Sì. Perché non me li mette dentro? Doppio clic. Sì. Ah, questi non ci sono allora. Metti. Dovrebbe... Vai, adesso andiamo dentro, andiamo dentro. E questi? Andiamo dentro. Venite dentro. Non di questa? Aspetta, guarda Manu. Mancano sì, due, dobbiamo riempire tutte e due, Manu. Perché sennò poi qua inizia a buttare fuori, non è intelligente. Lo so, e quali mancano però? Manca l'oro. Un po'. L'oro l'ho già messo io. Aspetta, lo steel forse. Ma l'oro non c'è. E lo steel. Ok, uno l'ho trovato, che è questo qua, la flint. Manca l'ultimo. Manu, se apri la cosa, te li me li detti, te li dico. Oh, sì, è vero, c'hai ragione anche tu, il nickel allora. Ragazzi, abbiamo scoperto che l'ultimo che manca è il nickel. Vai, allora adesso, Manu, metti il servo. Certo, arrivo subito. E li fai libero. Libero e vanno via tutti. Ok, acceso. Ora dovrebbero andarsi a smistare da soli. Ok, sì, eccoli. Ora, quando e se arriverà il nickel, ok, succede che lo butta fuori, lo sputa a terra qua. Perché è l'unico che manca. Ok. Ora, però, si riempirà molto presto. Cosa succede? Guardate la cobblestone, intanto come arriva. Mamma mia. Succede che arriverà molto presto a riempirsi tutto qua. Dovremmo fare al più presto i potenziamenti. Ok, andiamo al secondo impianto. Sì. E iniziamo a gravellare, venite. Allora, stessa cosa, facciamo così. Questa volta arriverà la cobblestone. Vai, datemi... Diventerà gravel. Mi servono però i cosi, la cesta. Diventerà gravel, sì, qua scusami. Dust. Qua tieni queste due. Grazie. Guardate, seguiamo allora la dust, ok. Mettiamo il blu. Ok, adesso ho capito tutti i meccanismi. E adesso, raga, è una figata. Allora, ora arriva la cobblestone diventerà gravel, la gravel diventerà sand, diventerà sabbia e la sabbia andrà gravellata. Così via dicendo anche di qua che sarà la gravel che diventerà sand, che diventerà dust. Per okay, cui abbiamo tutte e tre. Ok, sì. Mamma qua, mia. Piata. Così lo facciamo diventare blu e mettiamo tutti i tubi. A chi passa a mettere i... come si chiamano? I servo. Tranne all'ultimo, Manu, dobbiamo riempire adesso tutti gli slot davanti. Capito? Sì? Ok, allora qua devo mettere ignored, giusto? Perché? Vai, vai, farlo andare. Ah no, qua deve passare la sabbia. Ok, basta. Da qua in poi non fare più niente, dobbiamo andare a mettere i cosi a posto. Andiamo, vai. E Manu puoi rimettere i potenziamenti al sieve, eh? Sì, arrivo intanto subito. Andiamo qua. Aspetta che metti il servo qua dentro. Allora, sand sono i sassolini. I sassolini. I sassolini che sicuramente mancheranno un botto. Però a noi non interessa perché... come si dice? Noi adesso iniziamo a gravellare, a fare... Ok, a salvare. Quando sputa a terra vuol dire che manca. Ok, okay. Thomas, dimmi quando è finito, che faccio io? Finito. Allora, questo manca. Poi questo manca. Questo manca. Questo manca. Manca. E manca. E poi non so cos'è il resto. Ok. Ora andiamo a mettere anche le polveri in fondo, che sono queste qua. Tutte le altre rimaste. Questo. 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 Thomas, fai prima doppio clic, eh. Aspetta. Quello che ti mette, ti mette. Facciamo così. Ok. E ragazzi, è una figata allucinante. Vedete, qua un botto di roba me l'ha messa. Tutta quella che non mi ha messo vuol dire che manca. Facciamo così. Sai che forse mancano due servo? Vabbè, craftiamo, Manu. Tanto, l'importante è che abbiano capito il meccanismo. Permesso. Oh, Manu, c'è un problema. Sì. Niente, ho messo. Perché hai detto che è un problema, scusa? No, pensavo fosse... Ah, ecco perché non me li fa mettere. Questo qua è storto, porca miseria, ecco. Anche perché a me non me lo faceva mettere. Dicevo io, ok. Oh, quasi tutti ce li abbiamo qui, anzi. Perfetto. Tutti, guarda, ce li avevamo tutti. Perfetto. A posto, nice. Manu, puoi tranquillamente. Puoi tranquillamente. Sì, però devo craftare i cosi, ragazzi. Allora, sta funzionando. Vedi che i materiali passano e vanno a smistarsi automaticamente. Quando e se dovesse buttarli fuori vuol dire che mancano. Infatti ci mancano due slot. Quanti li abbiamo liberi qua della gravel? No, della sand. Due mi sembra. Due, quattro. Quattro. Quattro, ok. Ah no, vanno a smistarsi da soli. Guarda, qua c'era l'exotic seed. Ora è uscito infatti l'ancient spore. Va a smistarli da soli negli slot vuoti. Bellissimo. Che figata. Bellissimo, non li butta fuori allora. Quindi allora il controller riconosce che ci sono quegli item e quello lì che è da solo deve andare a mettersi là. No, l'exotic seed l'ho messo io. Ah, ok. A posto. Però l'ancient no. Però no, quello sotto viola no. Ok, perfetto. Ragazzi, abbiamo finito forse il primo impianto della serie. Porca miseria. Sono contento. E ci vediamo nel prossimo episodio. Un bacione, un abbraccio, tanti like da Luke, Thomas e Akimbo tutto. Ciao! Ciao ragazzi! Ciao, ragazzi.